secondo ospite in collegamento da Raw, Francis Rizzo, e ovviamente con lui parleremo di Ring Rooster. Ciao Francis! Ciao Valerio, ciao a tutti. E niente, siamo pronti. Mancano pochi giorni finalmente a questo evento che ha un anno che adesso, caso pandemia, eravamo rimasti fermi. Siamo riusciti a rintortare finalmente un buon evento sia alla card a livello dilettantistico che ci sarà poi il debutto professionistico di Giampaolo Venanzetti. Allora, Francis, innanzitutto si torna al pubblico, quindi Garbagnate Milanese, primo gong fissato alle ore 18:30 di domenica 27 giugno. L'intera manifestazione sarà irradiata da Sky, canale 229, oltre che su tutte le piattaforme social Fighters Life, e quindi Facebook, YouTube e ovviamente anche la piattaforma FL Sport. Si torna alla grande, si torna con una decima edizione di Ring Rooster, 8 match di Elite prima serie, ovviamente pugilato AOB, uno scontro tra una selezione lombarda e una selezione campana dove ci sono, tutti i pugili che sono appartenenti ai gruppi delle forze armate, quindi comunque sarà un livello molto molto alto. E poi, come giustamente hai detto te, ci sarà Giampaolo Venanzetti, un tuo pugile, quindi del Francis Boxing Team, peso super leggero, già campione lombardo, prima serie, che debutterà professionista. Ma le sorprese non finiscono qui. No, perché come al solito abbiamo messo dentro l'evento alcuni artisti, sia con cantanti rapper della zona, della sfera di Milano, come Capoplaza, Philip, e poi abbiamo messo anche dentro una parte di show con un comico, con Max De Fichidindia, per allegare un po' la serata. Tra un pugno e l'altro ci sarà su lui a intrattenerci con le sue battute. Ovviamente, Francis, andiamo anche a ringraziare il Comitato Regionale Lombardia della Il Federazione grosso lavoro che Pugilistica hanno fatto, Italiana, quindi. anzi, volevo menzionare appunto il presidente Massimo Bugado perché mi ha dato un grosso aiuto per la realizzazione di Ring Rooster, perché come tu sai ci sono grosse spese per quanto riguarda i trasferimenti e tutta la burocrazia che c'è da fare. Il comitato in questo caso mi è stato molto vicino anche a livello economico. Abbiamo il responsabile dei tecnici, Marco Salvemini, che si occuperà il 27 di tutta la squadra lombarda, quindi per me è un grosso aiuto. Poi ogni coach accompagnerà il proprio atleta, però appunto questa figura di responsabile ce l'abbiamo e sono contento di collaborarci, ecco, anche perché l'unione fa la forza. Io nei precedenti Ring Rooster ho sempre fatto quasi tutto in autonomia. Questa volta ho collaborato molto di più col comitato, anche perché ultimamente riesco a lavorare bene anche con il nuovo sistema che sta cambiando, quindi tante regole adesso mi piacciono, ecco. Quindi sto supportando molto di più, sto molto più vicino al Comitato Lombardo per quanto riguarda il settore dilettantistico. Allora, innanzitutto, ecco, questo ti fa onore e poi soprattutto potrebbe essere anche l'inizio di una nuova serie di collaborazioni per tutto, diciamo, il territorio italiano, ossia prendere co Ring Rooster come, tra virgolette, esempio e poter creare una sinergia interregionale con le varie selezioni dei vari comitati e quindi creare una sorta di circuito anche dilettantistico dove i ragazzi possano prendere spunto per una crescita sia tecnica che sportiva che agonistica. Perché Benissimo, sono d'accordo no? con te. Sono d'accordo con te.
E poi Francis, ovviamente andiamo anche a ringraziare tutti gli sponsor che ti sosterranno in questa avventura. Certo, anche perché l'evento non ha biglietto d'ingresso, anche se comunque ci sarà un distanziamento per quanto riguarda, cercheremo di non fare assemblamenti, ci sarà comunque l'obbligo della mascherina e comunque l'area sarà contingentata, quindi non è che potranno entrare proprio tutti. Abbiamo fatto chiudere qui il comune di Garbagnate, il sindaco di Garbagnate ci ha fatto chiudere mezza via, quindi sono stati molto collaborativi anche con noi, quindi devo ringraziare anche il comune perché ha fatto miracoli per questo evento, chiudendo proprio una strada importante come quella che è la Varesina, che è una vena molto importante qui in Lombardia come traffico, e loro ce l'hanno chiusa appunto per questo evento, perché comunque sarà un evento che porterà un po' di persone. Ovviamente, ovviamente. Andiamo adesso invece a capire quello che vedremo nel match clou. Quindi andiamo a capire il passaggio al professionismo di Giampaolo Venanzetti, un ragazzo che hai cresciuto pugilisticamente e che adesso si appresta ad entrare nel mondo pro. Che tipo di pugilato ha Giampaolo? Pensi che il professionismo sia la sua dimensione pugilistica? Che possa fare una buona carriera facendo ovviamente i suoi step, quindi andando avanti gradino dopo gradino. Da quando è entrato in palestra il suo stile è stato sempre uno stile molto pro, pochi colpi ma ben messi a segno, infatti il suo score parla chiaro, ha sempre fatto molti KO e ti dirò di più, nella sua carriera tante volte ho provato a dirgli: Giampaolo, rallenta un po' perché devi fare esperienza. Attualmente lui ha fatto gli assoluti ed è uscito fuori con Saudi, ha fatto un match discreto, non ha perso perché è stato sovrastato l'avversario, ha perso perché non è riuscito in quello stile lì a portare tanti punti per aggiudicarsi la ripresa, e questo è lo scotto che si paga combattendo nel dilettantismo. Allora, piuttosto che rischiare che magari Venanzetti prendesse delle sconfitte e mentalmente abbattersi, lo introduco in una strada dove secondo me lui è molto più portato e potrebbe dire la sua sulle 4 le 6 riprese. Un'altra cosa, Francis, una curiosità: lui ha fatto gli assoluti o comunque ha combattuto durante i campionati regionali lombardi a 69 kg. Lui farà invece l'esordio a 63,5 o comunque nella categoria pesi super leggeri. Come mai non si è deciso di passarlo quantomeno nei pesi welter, quindi andare nella categoria inferiore o comunque farlo combattere da super welter, visto che da dilettante allora, ha combattuto a 69? Sì, Valerio, è vero, ha fatto 69, però non ha mai fatto grossi sacrifici per fare 69 kg. E quindi a occhio ti dico, lui 64 kg il giorno prima li fa senza far fatica. E la sua altezza non è, l'hai visto, non è altissimo, è 1,69, 1,70. Quindi non ha quella leva lunga per competere magari con i 69 kg. Poi ogni prodotto è a sé, l'altezza e le leve non c'entrano niente. Guarda Mike Tyson, era basso eppure era devastante. Adesso iniziamo con questo percorso nel super leggero, vediamo come si muove, come prende i colpi e come li dà. Poi da lì si deciderà se magari farlo partecipare in una categoria come nel 67, dove farà ancora meno fatica a fare il taglio del peso. Ma per il momento lui a fare 64 kg li fa con una dieta normale, senza fare troppo scarico di liquidi. Oggi in palestra era 66 kg, quindi ci siamo, rideva, scherzava, era lucido. Ottimo. Due parole invece per andare ad analizzare il programma dilettantistico, quindi questi match, questi 8 match tra Lombardia e Campania. Ma tutti i match sono di qualità. C'è stata l'andata lì all'evento che avevano fatto un evento per ricordare il maestro Brillantino, e appunto la squadra lombarda, sì è vero, avevano perso quasi tutti i lombardi all'andata lì, ma erano tutti match lì. E allora per questo abbiamo deciso con Massimo Bugada di rifare il ritorno qui
e vedere, anche perché conta che i ragazzi quando sono andati giù si sono trovati atleti che avevano chi 100, chi 150 match, erano tutti chi 2 volte campione d'Italia, avevano fatto i tornei all'estero, i nostri erano degli elite umili della Lombardia, ecco. Magari sì, c'è Paparo, sono curioso di vedere Paparo contro Gianluca Russo, che già lì avevano fatto un match strepitoso, quindi qui in casa Paparo darà il meglio di sé. Quindi diciamo che Anche perché poi... dobbiamo aspettarci una consapevolezza maggiore da parte dei pugili lombardi in virtù dell'esperienza fatta in campagna. Sicuramente Valerio, non ci sono match facili. La Lombardia ha di fronte una squadra che si è già confermata l'andata. Quindi anche noi che abbiamo proposto questo ritorno è stato un azzardo. Però io credo nella box. Tu sai che a me piacciono i match veri, combattuti, e più la qualità è alta, e più bello è lo spettacolo. E quindi andiamo a rinnovare l'appuntamento con la decima attesissima edizione di Ring Rooster in diretta da Garbagnate Milanese con il Francis Boxing Team del maestro Francis Rizzo. Ancora le info in diretta, tutto in diretta su Sky Sport canale 229, tutto rigorosamente in diretta sulle piattaforme social Fighters Life, quindi Facebook, YouTube. E ovviamente tutto rigorosamente in diretta sull'app FL Sport, che ricordiamo è scaricabile gratuitamente dalle piattaforme Apple Store e Play Store, oppure raggiungibile direttamente dal sito www.flsport.tv. Ovviamente tutto scaricabile gratuitamente, e ovviamente l'evento non sarà in pay per view, ma sarà visibile gratuitamente per tutti coloro che scaricheranno l'app. Ci vediamo al Ring Rooster domenica 27, primo gong fissato alle 18:30. Grazie Francis per essere stato con noi. E Grazie a te Valerio e ciao a tutti. con il saluto di Francis Rizzo si conclude questa puntata di Fighters Life. Grazie per essere stati con noi.